Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo del processo relativo alla discarica di Bussi, perché la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura di Pescara a seguito della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Assise di Chieti nel processo per la mega discarica dei veleni. Bisogna passare dalla Corte d'Appello dell'Aquila, ma è concreto il rischio che tutto finisca con la prescrizione. Il processo per la mega discarica dei veleni di Bussi torna in appello all'Aquila e questa è la decisione presa dai giudici della prima sezione della Corte di Cassazione di Roma, che hanno esaminato e respinto il ricorso dei PM della Procura di Pescara Mantini e Bellelli, con il quale si chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise di Chieti, che ha assolto i 19 imputati ex vertici della Montedison dal reato di avvelenamento delle acque, dichiarando prescritto il reato di disastro ambientale derubricato da doloso a colposo. La Corte di Cassazione ha rigettato il tentativo della Procura di Pescara di evitare la prescrizione, quindi ora la palla torna in Abruzzo nelle mani della Corte d'Appello di L'Aquila, una palla che scotta perché le discariche tossiche di Bussi continuano ad inquinare, dati ARTA alla mano, e perché le polemiche continuano sia sulla bonifica mancata sia sulla sentenza di primo grado emessa dalla Corte presieduta dal giudice Camillo Romandini. E a questo proposito la Procura di Campobasso ha archiviato il procedimento aperto sulle presunte pressioni del presidente della Corte d'Assise sui giudici popolari per arrivare ad una sentenza di assoluzione. Insomma, il processo su uno dei più grandi siti inquinanti d'Europa potrebbe diventare una gigantesca bolla di sapone per effetto della prescrizione, lasciando gli abruzzesi senza risposte certe rispetto alle eventuali responsabilità, ma quel che è peggio con i lavori di bonifica che non sono ancora partiti. Mi aspetto che si faccia piena luce su quello che è accaduto. Spero che questa volta non ci siano problemi a processare chi ha fatto quei disastri. Io ho detto in passato che Montedison era talmente forte che rappresentava anche un pezzo dello Stato e che lo Stato non si fa processare. Siamo in attesa dei fatti concreti, e perché non è per giustizialismo, è perché affinché tutte le persone che governano questo territorio sappiano che non possono continuare a fare quello che si è fatto in questi anni. E ora parliamo di banda larga, 99 milioni di euro destinati appunto alla banda ultra larga in Abruzzo. Il piano nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri indica il 2020 come termine ultimo per la copertura totale del territorio. L'Abruzzo oggi si trova al 9,5%. L'obiettivo è quello della copertura del 100% del territorio con la banda ultralarga. L'Abruzzo ha 4 anni di tempo, per adesso ci sono quelli che sono i piani, soprattutto lo stanziamento di fondi. 99 milioni puntualmente contrattualizzati a favore del superamento del divario digitale abruzzese. Avremo la copertura di tutti i territori dell'Abruzzo, di tutte le cittadinanze. Era un risultato atteso, programmato, adesso siamo nella condizione di incassarlo. Ci siamo occupati della banda larga e ultralarga in tutti i comuni, ma ci siamo occupati anche di trovare idoneo gestore, perché poi il punto è questo. Il gestore idoneo, e noi ci facciamo carico anche di sovraintendere, di verificare, di fare in modo che queste tubazioni moderne poi non rimangano piene di niente, ma ci sia il gestore che inietta la loro potentissima energia, che è l'energia della velocità dell'informazione. Attualmente qual è la copertura del territorio in Abruzzo? Beh, praticamente è una copertura manchevole per 274 comuni. Un terzo dei comuni ha questo livello di servizio, gli altri due terzi verranno raggiunti grazie a questa manovra finanziaria, amministrativa, tecnica e progettuale. Il tour Salva Risparmiatori dei 5 Stelle lunedì sarà nell'Aquilano. Intanto arriva la conferma dal presidente della BCC di Roma circa l'assorbimento di Banca di Teramo. Toccherà anche Pizzoli, lunedì 21 marzo, il tour Salva Risparmiatori che deputati del Movimento 5 Stelle e della Commissione Finanze in Parlamento stanno portando in molte città italiane. A Pizzoli oltre 1500 risparmiatori sono stati vittime del crack di Banca Etruria. Il tour Salva Risparmiatori ha toccato la città di Chieti, dove il caso Cari Chieti non è stato l'unico argomento dell'incontro, che ha visto grande partecipazione di pubblico.
Si è parlato infatti di tutti gli argomenti relativi ai rischi reali che i cittadini corrono per i loro risparmi e gli argomenti del caso Banca Etruria, bail e di tutti i casi di bad bank. Intanto, spostandoci a Teramo, dopo il salvataggio della Banca Padovana, il gruppo BCC di Roma, operante in maniera stabile nel territorio aquilano, si dichiara disponibile ad assorbire la Banca di Teramo se non ci sono alternative, così dichiara il presidente Francesco Liberati. Vorrei a questo proposito dire una cosa definitiva. Noi siamo stati chiamati, interpellati dal Consiglio d'amministrazione della Banca di Teramo in ordine alla possibilità di una eventuale aggregazione tra loro e noi. Il Consiglio d'amministrazione ha valutato positivamente questa cosa ed ha iniziato questa due diligence che finirà tra qualche giorno. Ma attenzione, noi vogliamo essere molto chiari, se qui c'è qualche banca nell'Abruzzo di credito cooperativo che ha la capacità patrimoniale, organizzativa di farlo, ben venga, noi, però che non si dica che noi non siamo abruzzesi, insomma, no, a parte sul piano personale, io sono abruzzese dalla nascita qui ad Aquila, ho tanti bei ricordi, mia moglie si è laureata qui all'Aquila, ma poi quello che abbiamo fatto noi per l'Abruzzo, insomma, e per questa provincia dell'Aquila, abbiamo veramente fatto molto, insomma. Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ha visitato ieri il carcere di Punta Penna a Vasto, una struttura modello, ha commentato il sottosegretario, con una casa lavoro che però non riesce a soddisfare le richieste di tutti i detenuti. La casa circondariale di Vasto sicuramente rappresenta un'eccellenza, in questa struttura i detenuti vivono in celle che hanno due ambienti separati, un ambiente giorno e un ambiente notte, che è una cosa che credo sia una unicità nel nostro sistema carcerario. Il problema del sovraffollamento è stato superato e anche l'Europa ce lo ha riconosciuto. Certo che purtroppo questo è inevitabile, ci sono delle strutture che sono in condizioni migliori e questa di Vasto certamente ne è un esempio, e strutture che sono datate e sono in condizioni peggiori. La casa lavoro è un insieme, un contenitore di grandi fragilità, per cui bisogna necessariamente che sia sollevata l'attenzione. Sulla povertà deve essere sollevata l'attenzione. Noi produciamo l'olio più buono d'Italia perché è un olio puro, buonissimo, e l'internato effettivamente a contatto con la natura ritrova se stesso, si tranquillizza, tant'è vero che gli eventi critici negli ultimi tempi sono ridotti proprio a zero, se non al minimo. Un fondo per aiutare gli ex amministratori del comune di Rapino, dopo la sentenza della Cassazione che li condanna a risarcire 120.000 euro, i cittadini istituiscono un comitato spontaneo per appunto sostenerli. Un comitato nato spontaneamente per dare supporto agli ex amministratori comunali di Rapino, destinatari di una sentenza di condanna per danno erariale che la Corte dei Conti ha stimato in 120.000 euro. A farne le spese sono Rocco Cocciai, ex sindaco, Andrea Oliva, ex vice sindaco, e i consiglieri Sandrino Mascioli, Rocco Cocciaia e Rosanna Mammarella, nel frattempo deceduta. Secondo i rappresentanti del comitato pro ex amministratori di Rapino, si tratta di una condanna ingiusta che va a colpire i cittadini che hanno agito nel bene della collettività. Al di là dell'aspetto puramente tecnico-giuridico, noi ci siamo costituiti come associazione spontanea con lo scopo di fornire un aiuto economico a degli amici che sono stati colpiti da una sventura vera e propria, perché durante l'espletamento del loro mandato non hanno approfittato mai assolutamente di denaro pubblico, anzi hanno dato il loro tempo e anche risorse economiche all'amministrazione e oggi si trovano costretti a dover risarcire delle ingenti somme semplicemente perché hanno dovuto prendere delle decisioni.
in tal senso. Per sostenere l'ex giunta di Rapino è stata aperta anche una raccolta fondi che vuole prestare soccorso a famiglie che oggi, dopo la sentenza della Corte dei Conti, si trovano a dover sborsare una somma astronomica di tasca propria. E i fatti contestati sono due. Il primo riguarda l'affidamento a un professionista esterno di un incarico di responsabile tecnico. L'altra invece di un accordo transattivo del contenzioso Sciovie Mamma Rosa Comune di Rapino, per perdita di chance, avendo creato all'ente una perdita di occasioni favorevoli. Abbiamo aperto un conto corrente presso l'agenzia di Rapino della Nuova Carichieti con un codice IBAN. Chiunque vuole può tranquillamente fare il proprio versamento nel rispetto di quello che ogni cittadino si sente di fare, senza limiti, senza vincoli. Anche la somma più piccola è benvenuta perché dimostra solidarietà. Nonostante il divieto di avvicinamento imposto dal giudice, raggiunge la ex convivente e la aggredisce in mezzo alla strada, ma i passanti danno l'allarme ai carabinieri che lo arrestano. Protagonista dell'episodio che si è verificato ieri sera a Montesilvano è un 28enne di Pescara, finito in carcere per lesioni personali e atti persecutori. I fatti sono avvenuti in tarda serata sul Corso Umberto, al confine con Pescara. Alcune persone presenti in zona hanno visto il giovane che picchiava la donna e hanno lanciato l'allarme al 112. E ora andiamo a Pescara, dove è stato presentato il progetto Una Badante in Condominio. L'obiettivo è quello di dare servizi alla popolazione anziana con maggiori difficoltà. Vediamo. Nasce a Pescara la figura della badante di condominio, un'iniziativa anche originale che nasce da una necessità importante. Questo progetto ci è stato presentato da una cooperativa e noi lo stiamo condividendo con l'ANACI, che è l'associazione degli amministratori di condominio, per cui verranno individuati dei condomini nella città di Pescara dove inizialmente verrà messa una badante in maniera gratuita in prova per una quindicina di giorni, che dovrebbe cercare di essere di ausilio e di supporto a tutte le persone presenti all'interno del condominio. Sono poche i nuclei familiari in grado di poter avere una badante fissa, per cui in questa maniera qui si cerca di fare in modo di mettere all'interno del condominio una persona che si occupa dei bisogni di tutte le persone presenti all'interno del condominio, quindi necessità di andare a fare la spesa, di essere accompagnata dal medico, di avere un'assistenza in casa anche notturna, cercando di ridurre i costi per gli utenti e facendo in modo che si creino le possibilità di nuovi posti di lavoro. Questa cooperativa con la quale noi ci stiamo rapportando sarà molto attenta nel selezionare queste persone, per cui voglio dire, io credo che sia un passo di grande civiltà per aiutare persone che vivono situazioni di disagio. A Pescara i numeri dicono che la popolazione over 65 è in continuo aumento. Considerando le situazioni in generale di grande difficoltà che vivono le amministrazioni, noi per quanto ci riguarda stiamo cercando di trovare strumenti anche alternativi ai soliti strumenti per cercare di venire incontro a questa popolazione che cresce e, voglio dire, legata al fatto che naturalmente l'età media si allunga e quindi cresce questo tipo di popolazione. Anche SEL appoggia il sì al referendum sulle trivelle, oggi e domani azioni di volantinaggio con il partito che spiega il perché di questa scelta. Sì contro le trivelle di Febo, perché? Il sì è un impegno categorico che noi vogliamo prendere per la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile non solo della nostra regione ma della nazione. È su questo che noi lavoriamo, perché c'è da mettere al centro dell'attenzione gli impegni assunti a Parigi con COP21 che riguardano soprattutto i cambiamenti climatici, che riguarda soprattutto un nuovo modello di sviluppo legato alla riconversione ecologica, alle fonti rinnovabili e soprattutto all'efficientamento energetico. Nei prossimi giorni, in questi giorni, farete anche del volantinaggio per ribadire questa vostra decisione di votare sì. Saremo tutti i giorni in mezzo ai cittadini per spiegare le ragioni del sì e per spiegare le ragioni per cui l'Italia deve avere uno sviluppo sostenibile diverso. Il liberismo dei popoli nella libertà, il titolo di un incontro dibattito che si è svolto ieri nel tardo pomeriggio a Montesilvano, un incontro organizzato dal senatore di Forza Italia Antonio Razzi.
Liberismo dei popoli nella libertà. Il senatore Antonio Razzi organizza un convegno, un momento di incontro e anche di riflessione. In questo momento l'attenzione è posta su cosa? Ma più che altro per quello che sta succedendo oggi, specialmente nel nostro partito, ma non in tutti i partiti c'è molto movimento. E doveva essere presente Paolo Romani, viene il senatore Ceroni, ma viene due personaggi anche da Roma, Sergio Santoro, che è presidente della sesta sezione degli appalti a Roma, e poi viene Giuseppe Santoro, che è il presidente della Corte Costituzionale. Un altro momento importante per questa giornata è anche dedicato alla beneficenza. Sì, abbiamo un ricavato per l'ACBEL che poi consegneremo proprio al Presidente. Mi sembra una cosa giusta, almeno io mi sento molto di fare solidarietà quando si può a chi ha bisogno. Questa è una donazione che viene rivolta all'ACBE proprio dal senatore di Forza Italia, in qualche modo cerca di stare sul territorio. In questa occasione come ha avuto modo di incontrarla l'ACBE? Ha avuto modo, diciamo, in incontri con persone, diciamo, della città che hanno illustrato le attività dell'associazione, e la promessa del senatore è quella di venire a vedere effettivamente quello che accade nella nostra casa. Naturalmente i nostri pensieri primari vanno sempre alla gestione della casa alloggio e al trasporto casa ospedale casa, che sono un pochettino i progetti indissolubili che andranno avanti negli anni, perché sono di base per le famiglie per tanti motivi, non soltanto per dare un aiuto così umano, ma anche un discorso oggi come oggi, anche un aiuto economico. Associazioni e liberi cittadini in piazza domani per dire no al razzismo, al terrorismo e alle guerre. La manifestazione vuole essere anche una risposta importante ai fini dell'integrazione. No alla guerra, no al razzismo, no al terrorismo. Domenica ci sarà questa manifestazione a Pescara, una manifestazione che coinvolge tante associazioni. Sì, questo è vero, per cui invitiamo tutti quanti di venire a partecipare in questa manifestazione, come ha visto dal manifesto contro la guerra, contro il razzismo, contro terrorismo. È fatta da diverse associazioni, organi sindacali, sociali, parti politico di sinistra, associazioni emergency, ANANCA, associazioni di immigrati. Siamo tutti insieme in quel giorno, anche movimenti studentesche, tutti quanti insieme domenica 20 alle ore 16 a Piazza Salotto, venite in massa così. Sarà una giornata di festa, di solidarietà, di fratellanza. E anche una manifestazione invece per dire sì all'integrazione. Sì all'integrazione, sì alla fratellanza, sì ai diritti non negati. Marzo, aprile e maggio sono mesi dedicati alla prevenzione a Pineto, la campagna in collaborazione con la farmacia comunale e la ASL di Teramo. Prevenire alcune delle patologie più temute come quelle cardiovascolari o tumorali ed altre in grande espansione, soprattutto tra i ragazzi come la celiachia. Questo è l'obiettivo della primavera della prevenzione di Pineto, un calendario di incontri che sono iniziati nei primi giorni di marzo e che proseguiranno fino alla fine di maggio per sensibilizzare la popolazione rispetto alla importanza della prevenzione. Pineto decide di parlare di diritto alla salute, prevenzione appunto per quanto riguarda il cancro, cancro al seno, cancro al colon, alla prostata, prevenzione all'osteoporosi, parlare di celiachia, un altro argomento importantissimo, molto presente tra i bambini a scuola, e infatti sarà anche la scuola coinvolta in questo progetto, perché alcuni incontri saranno proprio effettuati e contestualizzati all'interno del contesto scolastico. L'iniziativa vede assieme l'amministrazione comunale di Pineto, la farmacia comunale, la ASL di Teramo. Molte volte si pensa alla sanità solo come l'ospedale. Il paradosso, come se la gente volesse ammalarsi. Noi dobbiamo cercare anche di evitare che questo accada. La prevenzione in tutte le sue forme è un obiettivo dell'intero Stato italiano che deve essere perseguito attraverso la ASL, cioè evitare che le persone finiscano in ospedale. E questa di oggi, con i comuni, con i territori, è un'occasione importante. E ora parliamo della rappresentazione vivente della Passio Christi in programma domani a Ornano Grande di Colledara.
Con il contributo di circa 40 attori e figuranti, Ornano Grande di Colledara dà vita a una narrazione avvincente, della durata di circa 2 ore, dedicata alle ultime vicende della vita di Gesù Cristo, della vita terrena di Gesù. L'arrivo a Gerusalemme, l'ultima cena, il tradimento di Giuda nell'orto degli ulivi, la condanna di Ponzio Pilato, il Calvario, con le varie tappe fino alla scena della crocifissione e resurrezione. La manifestazione è curata da Giovanni De Dominicis. Una manifestazione che si fa ormai da 10 anni, alla quale intervengono tutti, dai bambini alle persone più anziane. Ripercorriamo tutto l'evento con l'arresto di Gesù, i vari processi, la flagellazione. Tutto questo grazie a tutti i partecipanti che ogni anno rinnovano la loro passione per far sì che questa manifestazione vada ancora avanti ed è sentita da tutti praticamente. La rappresentazione vivente della Passio Christi è promossa dal comitato organizzatore con il patrocinio del comune di Colledara in collaborazione con il circolo culturale Ornano Grande, la Proloco di Colledara, il gruppo Alpini di Ornano e la parrocchia di San Giorgio. Fortunatamente abbiamo delle persone che si impegnano ogni anno per questo evento, li ringrazio a nome dell'amministrazione e a nome di tutta la comunità e spero che col passare degli anni possa solo che incrementare quello che è già una visibilità a livello locale. Apriamo la pagina sportiva. In campo nel pomeriggio la Virtus Lanciano, domani toccherà al Pescara. La Virtus prosegue il suo magic moment con la vittoria 2-0 sul Cesena. Vediamo i gol che hanno deciso la partita. Alla fine del primo tempo, questo calcio di rigore concesso da Nasca di Bari per atterramento di Di Matteo ad opera di Perico, decisione probabilmente esagerata sia nella concessione del rigore sia soprattutto nel mostrare il cartellino rosso al difensore del Cesena che resta in 10 uomini. La Virtus ne approfitta andando in vantaggio con l'esecuzione dagli 11 metri di Nicola Ferrari, impeccabile il tiro dell'ex attaccante di Hellas Verona e Modena, palla all'incrocio dei pali e vantaggio proprio in scadenza di primo tempo per la Virtus, che poi gestisce bene il vantaggio, 11 contro 10 nella ripresa, e raddoppia in questo modo, verticalizza Bacinovic, crossa Vastola e arriva il gol dell'ex Guido Marilungo, che per rispetto nei confronti del Cesena e dei suoi ex tifosi che lo hanno omaggiato all'andata non esulta. Dunque Virtus batte Cesena 2-0, reti di Ferrari su rigore e di Marilungo nel dopogara. Le parole dei due tecnici Drago e Maragliulo. Non era facile, lo sapevamo, perché è una squadra che ha fatto 19 punti al giro di ritorno. Però non venitemi a dire che nel primo tempo, dopo aver creato 7-8 palle gol contro nessuna del Lanciano e trovarmi immeritatamente 1-0 in inferiorità numerica e in 10 uomini, che la partita sia stata regolare. Allora c'è il rammarico, poi giustamente nel secondo tempo in 10 uomini il Lanciano aveva più spazi, aveva la possibilità di velocizzare con gli uomini d'attacco come Di Francesco, e quindi è normale che sono venute fuori le sue qualità, ma secondo me dopo un primo tempo dove non abbiamo, l'unica pecca è che non abbiamo creato le tante palle gol che abbiamo fatto. Sono emozionato e dir poco, credo che questi ragazzi vadano assolutamente esaltati per quello che stanno facendo, anche se non mi dite che sono fissato, però al di là del giorno di riposo che darò, ho già detto che bisogna pensare già al Perugia da lunedì e soprattutto ho ribadito quello che ho detto in altre occasioni, siamo a 39 ma la salvezza è a 50 punti e quindi bisognerà farne almeno altri 11. Io ho elogiato proprio in questo i miei ragazzi, perché in 11 contro 10 hanno saputo gestire la partita veramente molto bene, se non nell'episodio che abbiamo preso un contropiede abbiamo rischiato anche di prendere gol, però una volta poi fatto il secondo gol l'abbiamo gestita nella maniera migliore. Per il Pescara domani match di cartello a Crotone con il tecnico Oddo che recupera Verre e Crescenzi, anche se per quest'ultimo c'è ancora un piccolo dubbio circa il suo impiego dal primo minuto. Dal primo minuto giocherà Mandragora al centro della difesa con Fornasier. Massimo Oddo. Il Crotone sta facendo un campionato
strepitosa e merita di essere lì, ovviamente, questo nessuno glielo nega, ci mancherebbe. Credo che abbia un mezzo piede in Serie A assieme al Cagliari, perché il vantaggio è enorme. E certo, nel calcio può succedere di tutto, ma se gli succede quello che è successo a noi lo può perdere e probabilmente in queste 7 partite avremmo meritato molto, ma molto, ma molto di più di quello che abbiamo raccolto. Purtroppo il calcio è anche questo, e con questo non voglio dire che non ci assumiamo le nostre responsabilità, perché se perdi evidentemente qualcosa sbagli. E abbiamo lavorato tanto anche in questa settimana su quelli che sono i nostri difetti, sempre cercando di migliorarci e di limare quelli che sono i difetti, ma tenendo ben presente quelli che sono i nostri pregi, che non ci sono mai mancati. Quindi non dobbiamo perdere di vista le nostre sicurezze, le nostre certezze, che è fatto di aggressività, di gioco, di creare opportunità da gol, e senza mai perdere di vista quelli che sono i nostri difetti, per cercare di evitare errori che abbiamo pagato a caro prezzo. E adesso scendiamo in Lega Pro e vediamo il servizio della partita del Fattori, finita senza gol, 0-0 tra l'Aquila e Pisa. Reti bianche al Fattori tra l'Aquila e Pisa. Guardando la classifica si potrebbe parlare di un punto d'oro per il rossoblù, conquistato contro la seconda forza del campionato. A ben guardare la partita però, gli aquilani possono recriminare per diverse occasioni da gol cestinate, la più ghiotta con Raffaele Perna nella ripresa, stessa ripresa dove il Pisa si è invece visto annullare 2 reti per offside, prima a Montella, quindi ad Eusepi. Perrone cambia modulo come previsto alla vigilia, optando per il 3-5-2 con Maccarrone a sorpresa in panchina e Milicevic, migliore in campo con il portiere Scotti, playmaker del centrocampo a 5. La cronaca: al 22esimo Eusepi, dopo un triangolo in area, prova con il destro, super paratona di Scotti. Al 30esimo ancora Varela protagonista, si lascia cadere in area, l'arbitro non a bocca, giallo per simulazione per il numero 10 nerazzurro. Al 37esimo l'Aquila balla ancora dietro però, Cosentini errore clamoroso, riparte il Pisa con Cani che però grazie agli aquilani sparando al lato. Milicevic è un gigante in casa l'Aquila a centrocampo, con il telecomando per San Domenico in ripartenza che prova a rientrare sul destro ma viene chiuso. Poi sullo sviluppo dell'azione prova il cross Perna dal fondo tra le braccia di Bindi. Con le immagini andiamo alla ripresa, al 12esimo ancora Scotti, grande intervento da calcio di punizione in calcio d'angolo. Al 17esimo Pesoli prova a lanciare San Domenico, controllo, sterzata e sinistro, rimpallato in angolo. Al minuto 22 l'occasione più nitida della partita, capita all'Aquila, San Domenico prova la conclusione, Bindi non trattiene ma chiude la porta in faccia a Perna che dà 2 passi sulla ribattuta, becca in pieno Bindi. Perna che poi lascia il posto a Stivaletta, reinventato da Perrone dal centrocampista a punta centrale, sempre nel 3-5-2. L'Aquila in ripartenza, ancora una volta Cosentini, lancio di 40 metri, controllo straordinario di San Domenico che mira l'incrocio dei pali senza fortuna. Poi arrivano le 2 chance per il Pisa, ma in entrambi i casi, prima con Montella, poi con Eusepi, l'arbitro annulla le marcature per posizione irregolare e le immagini sembrano dare ragione al direttore di gara. Si va lisci fino al triplice fischio, l'Aquila interrompe la striscia di sconfitte e pensa già al derby di mercoledì contro il Teramo. A proposito di Teramo, si è giocata alle 16.30 la partita tra Arezzo e Teramo, ecco le immagini, è finita 0-0 anche questa partita, occasioni avute da una parte e dall'altra, ma il pareggio è sostanzialmente giusto ed è il quarto segno X consecutivo per la squadra di Vincenzo Vivarini, che dopo l'1-1 con la Maceratese ha infilato 3 partite senza gol, contro il Prato, contro la Carrarese e appunto oggi contro l'Arezzo. Nel primo tempo Vivarini ha scelto la coppia d'attacco Moreo-Lenoci, nella ripresa è subentrato anche Petrella, confermata l'assenza di Cenciarelli, al suo posto ha giocato Paolucci con Amadio e Cruciani in mezzo. Partita dunque, ripetiamo, finita 0-0 al comunale di Arezzo.
E chiudiamo con un ultimo servizio di basket, parliamo di C Silver e dell'avvio della serie di semifinale tra Basket Teramo 2015 e la Pallacanestro Silvia. Ascoltiamo le parole del presidente teramano Ruscitti. Arrivare alla zona playoff è già una grande soddisfazione. Beh, l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati come quando siamo partiti con questa nuova avventura. Gli sforzi che abbiamo fatto nella composizione della squadra erano chiaramente finalizzati ad avere il migliore risultato possibile. Per adesso abbiamo raggiunto quello che erano le nostre aspettative. Poi il futuro spero che sia radioso come noi ce lo immaginiamo. Le gare cominceranno, le semifinali cominciano domenica al Palazzetto con Silvi, c'è l'andata, il ritorno sarà mercoledì a Silvi. L'eventuale bella il 2 aprile, dopodiché si passerà alla fase finale che comincerà il 10 aprile, e laddove noi in maniera poco scaramantica fossimo già in finale, giocheremo la prima in casa con Termoli per poi affrontare altre 4 sfide sempre con loro, perché la finale è al meglio delle 5 partite. È chiara l'occasione per lanciare un invito a tutti i teramani appassionati di pallacanestro di venire a sostenerci intanto la prima partita delle semifinali playoff e poi continuare a seguirci fino al nostro obiettivo segreto, ma neanche tanto. Il TG6 termina qui, prossima edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.